Respirate. Tanto il telefono, assessore, grazie. Abbiamo molto sportivo, salutiamo la sera di Gorias che mi dice di livello internazionale, che rappresenterà di noto, poi vi faremo vedere anche una piccola scheda, piccola, ma ci vorrebbero quattro pagine Word per elencare tutte le vittorie che ha ottenuto in questi anni di brillantissima carriera, per darle anche un in bocca al lupo della nostra comunità in vista delle grandi Olimpiadi di Rio de Janeiro, che insomma saranno l'evento sportivo del pianeta per l'anno 2016. Pregherei il sindaco Nacci magari di rivolgere un piccolo indirizzo di saluto e poi sportiamo anche lei, dando poi tempo ai colleghi per le loro per il caso che poi alla fine parli di Rossella per la città, molto più onorevole, molto più prestigiosa, e dato un rapidissimo sguardo, adesso prendo la prima attenzione al suo curriculum, che è un curriculum grandissimo. Rappresenterà l'Italia, il borghi di Salerno, naturalmente rappresenterà Salerno, il mio, e questo è un orgoglio della città sempre, per intero, lo sento tutto qua. La scherma a Salerno, come voi sapete, c'è un precedente flusso, la città che ha dato al mondo della scherma personaggi di primo livello. E c'è una tradizione che si va consolidando negli anni, sempre di più. Spero che con successi sempre maggiori. Speriamo che Rossella, io le auguro il successo nella vita e nella professione, nella carriera scolistica, addirittura porti qualche medaglia a casa. Sarebbe per noi un orgoglio invincibile, ma già basta che lei vada alle Olimpiadi, portando il nome dell'Italia, quello di Salerno, per noi c'è una soddisfazione impareggiata. Ringraziamo e buona proposta. Grazie. Quest'anno, chissà, il medagliere potrebbe essere più rosa che azzurro alle Olimpiadi, perché in effetti le ragazze hanno grandi chance e potenzialità di medaglia. Sono presente, conoscete, come presentiamo l'assessore allo sport del Comune San Marino Savastano, il dirigente delegato alle politiche sociali, il consigliere delegato allo sport Marco Pedillo, e poi il nostro carissimo dirigente che ha tenuto a battesimo, insomma, no? Nella palestra ha mosso i primi passi, ha tirato i primi colpi, come si dice. E vorrei che, insomma, fosse la cinese un breve saluto, insomma, e poi ti dovrai sottoporre al fuoco di fila delle interviste televisive. Buongiorno a tutti, sicuramente ringrazio questa occasione che mi è molto significativa, perché sentire il sindaco e tutti gli ambienti vicini della mia carriera, del mio percorso, sicuramente è molto importante, perché sempre così una vera vicinanza della città, nonostante ho dovuto abbandonarla per motivi semplicemente sportivi. Quindi sono molto felice di essere qui, ringrazio tutti gli addetti, ovviamente ringrazio Matteo per essere stato vicino da quando iniziamo, perché alla fine lui è uno dei professori che mi ha portato la palestra di Schema Salerno. E quindi niente, un grande ringraziamento anche al sindaco per tutti gli assisti. Grazie. Ci sono anche i genitori, sono lì. Attenzione, grazie. Vediamo. Grazie. Grazie.
non stiamo ancora capendo la tavola di potenziamento di Milano, e non c'è ancora una gara, è stato difficile scendere in quanto tempo di facendo la gara e pensare così si raggiunge il suo partito. Sono Gregorio e faccio la disciplina e la scherma e lo sport, la sciabola.